Ciao a tutti, oggi andremo a vedere Demon Pit, un gioco sparatutto arena sviluppato da Doom Cube in puro stile Quake. Non c'è molto da dire, in pratica affronteremo ondate su ondate di demoni in questa arena, ma andiamo con ordine. Fin dall'inizio avremo una pistola con cui sparare ai primi nemici. Dalla seconda ondata in avanti le cose cominciano a complicarsi. Infatti, oltre a armi sparse e medikit spawnate ogni tanto, ci ritroveremo con un'arena sempre in movimento e piena di trappole a ogni ondata. Ogni nemico ucciso o ogni passaggio all'ondata successiva guadagneremo punti. E sì, perché non c'è proprio un game over, ma è più basato su record e classifiche. Demon Pit è ben caratterizzato dalle ondate e nemici che tendono ad ammazzarti e dalle trasformazioni dell'arena, ma in fatto di controlli pecca un po', ossia che con la levetta analogica L vi muovete esclusivamente nelle quattro direzioni base come se fosse il D-pad, mentre con la R avrete il movimento della cam e della mira. Le ambientazioni non eccellono per dettagli e nemmeno i nemici, quasi come se si vuole rivangare, come citato prima, le ambientazioni di Quake o Doom. Stessa cosa vale per il reparto sonoro. Quindi il voto finale è un 5,5. Adesso noi ci salutiamo qua. Vi lascio alla parte del gameplay e non dimenticate di seguire le pagine di Next Player e Nintendo Switch Gruppo Italiano. E adesso andiamo avanti. Allora, faremo un po' di ondate e dopo vedremo. Allora, tenteremo un paio di volte e poi... Sono tre cose. Allora, come avete visto, solo con la L esce sto movimento qua. Adesso solo con la L esce sto movimento qua praticamente, no? Mentre con anche il tastino della la R praticamente sarebbe la mira e la telecamera, ed è una cosa secondo me fastidiosissima, perché non si riesce neanche a gestirsi al meglio con la mia delle pistole, varie shotgun, fucile a pompa, eccetera. Quindi allora, un'altra cosa adesso vi faccio vedere, che praticamente con questi qua luminosi, se noi andiamo per esempio questi, allora ovviamente il cambio arma c'è con la o la R o la L, cambio arma. Mentre per spostarsi in questi pallini qua, ZL o ZR. No, ZR è lo sparo e ZL ci si sposta. Per esempio per sfuggire ai nemici. Dalla terza ondata, scusate, in avanti continuano i... Vedete che si aprono il... apre l'arena e poi man mano che si va avanti diventa sempre più complicato gestirsi con le varie sono morto, fa niente. 11.750. Praticamente, vedete, al game over praticamente non troveremo una sorta schermata di game over o un checkpoint o altro, ma respawneremo qua con i punti che servono solamente per classifiche e record di avanzamento, diciamo. Adesso ne facciamo un'altra, così capiamo un po'. Allora, adesso vi faccio vedere anche sopra là. Ogni tanto figura. Sì, ciao. Allora, qua come un babbo sono morto. Allora, aspetta, adesso vi faccio così un'altra volta. Vi faccio vedere di là. Sì, vabbè, non come un coglione, però. Sì, però anch'io con la mira, se faccio cagare, giustamente. Allora, aspetta, andiamo a farci colpire senza farci danno. Vabbè, proviamo, dai. Ok,
non c'è una mira precisa. Ma guarda gli altri tastini. Aia, ok, adesso. Vedete, praticamente salendo su questi cosi qua, praticamente sì, essi. Xiaomi, sono i medici praticamente che spawnano sopra l'arena, praticamente per aiutarci a... Ok. Adesso qua come prima tentiamo ancora di farcela, ma tanto non ce la facciamo. 250 al volo, l'ho colpito. Allora, gli unici bastardi che ci sono quelli volanti, tipo questo, che ci fanno il tappetto di culo come prima. Però se non abbiamo niente sono cazzi amari, infatti. Allora, ritentiamoci, vai. Giustamente qui possiamo ovviamente volare e basta. Ok. Le armi e le munizioni spawnano praticamente quando vogliono loro. Può capitare di avere il culo che spawnano quasi sempre, ma è sempre questione di culo. Via. Aspetta. No. Ok. Andiamo a prendere il fucile. Adesso secondo me prima bisogna fare... Va. No, sono morto anche stavolta. Fa niente. Facciamo un'altra. Praticamente il gioco è semplicemente così, ma man mano che si va avanti praticamente le varie arene si cambiano continuamente l'arena e le trappole nell'arena. Perché praticamente più avanti ci sono anche le trappole di lava, eccetera. Allora, adesso, un momento. Che giustamente... Ok, no. Vieni qua. No! Vabbè, ma questa è sfiga però, senza... vabbè, amico, muore, crepa. La facciamo l'ultima volta. Tanto più o meno abbiamo capito. Spero. Dai, almeno arrivare alla terza ondata senza farci danno. Almeno quello. Sì, intanto stavo aspettando l'altro gioco. No! Mi sono inchiodato anche. Aspetta. Dai, almeno quello, resistere fino alla terza ondata, almeno quello. Ok, terza ondata, perfetto.
Merda. Vai. Andata 4. Adesso quello succede. Vai adesso. Merda. Sì, ma qua non vedo una mazza però. Ah, ci sono due questi. Sì, ma qua crepiamo bene. E vabbè, con niente, crepiamo bene qua. No. Là. Ok. No. Vabbè, fa niente. Meglio. Meglio, siamo arrivati all'84. Ok. Continua a modificarsi l'arena ovviamente, e più si va avanti più diventa sempre peggio. Allora, adesso io direi di... Tanto se vedete là c'erano 7-8 nemici. Quindi, io direi di... salutarci qua. Noi ci vediamo la prossima volta. O qui, o sulle pagine Facebook di Next Player o Nintendo Switch Gruppo Italiano. Ciao e alla prossima.